scegli Coconato Automobili. Scegli l'affidabilità di Volvo e Porsche. Coconato Automobili vende vetture fuoristrada nuove e aziendali con officina specializzata, vettura sostitutiva e noleggio a breve e lungo termine. Coconato Automobili ospita la gentile clientela nella propria sede in Contrada Santa Lucia Corigliano. www.coconatoautomobili.com. Appuntamento sportivo interregionale nel capoluogo del Pollino presso il Palafilpo del Polisportivo, che si protrarrà fino a giovedì 30 dicembre, inserito nell'ambito del progetto nazionale di qualificazione degli atleti di 14 anni. La seconda edizione del torneo giovanile di basket, 14esimo trofeo Franceschino Filpo Natale Sotto Canestro Memorial Teresa Iorfida, organizzato dalla società sportiva dilettantistica Castrovillari Basket in collaborazione con il Comitato Regionale Calabria della Federazione Italiana Pallacanestro e con il patrocinio degli assessorati allo sport del comune di Castrovillari della provincia di Cosenza, e l'iniziativa di dirigenti ed allenatori di questo sodalizio, che ogni anno fa sì che siano raggiunti risultati a tutti i livelli per continuare a far crescere il già grande movimento cestistico importante e significativo per la città di Castrovillari. Puntiamo ad organizzare invece che eventi con squadre di categorie superiori, di serie C, di serie B, ci piace molto di più organizzare queste manifestazioni di ragazzini legati a progetti molto importanti a livello nazionale. L'evento dedicato ai giovanissimi nati nel 96 ha visto la presenza di quattro rappresentative regionali, Calabria, Basilicata, Molise e Sicilia, grazie alla collaborazione del Comitato Regionale FIP nelle persone del dirigente responsabile e del selezionatore tecnico del settore giovanile. Più che soddisfatta il vice sindaco e assessore allo sport Anna De Gaio, sempre pronta a sostenere iniziative che provengono dalle associazioni e società per sviluppare sempre più le attività di moto tra i giovani. Una bellissima iniziativa, perché dà la prova della grande professionalità che è questa società sulla nostra città. E vivono con i giovani e per i giovani, perché bisogna lavorare con lo sport per allontanare la nostra comunità da altre devianze che ci possono essere, e questo la società lo sta facendo con grande professionalità. Un momento d'incontro a Natale Sotto Canestro con lo sport, con l'amicizia e con il sorriso che possiamo dare, con l'augurio di un felice 2011. Anche l'amministrazione provinciale di Cosenza ha voluto dare il proprio contributo per questa bellissima manifestazione Natale Sotto Canestro, riservato soprattutto ai giovani. Sì, senz'altro, l'amministrazione provinciale di Cosenza è molto attenta ai problemi giovanili. E una manifestazione come questa è senz'altro un momento esaltante, perché riunisce i giovani di tante regioni, di quattro regioni praticamente, e quindi è da considerare come un fatto veramente positivo la partecipazione di tanti giovani a questa manifestazione, che diventa così anche un momento di socializzazione importante, un momento in cui diciamo che culture diverse del nostro meridione si incontrano e si confrontano.